Mesami, bentrovati. Puntata 1139 di Agricoltura Oggi. Informazione certo dal mondo dell'agricoltura, ma ci occupiamo anche di ambiente, di territorio. Cominciamo proprio da qui. Abbiamo sentito dire che l'attività di forestazione, la selvicoltura è piuttosto modesta in Regione Abruzzo e ci siamo chiesti perché. Abbiamo dunque pensato di ascoltare il parere di un ordine, quello dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pescara, rappresentato da Matteo Colarossi, che qui ci dà appunto il suo punto di vista. La nostra posizione è quella ormai che ripetiamo da sempre, dove noi abbiamo un patrimonio e non vogliamo gestirlo, o meglio, o non si capisce che è un patrimonio, una risorsa, oppure non lo si vuol capire. Per fare questo ci vogliono risorse umane. Le risorse umane ci sono, non ci sono all'interno degli uffici, si possono trovare fuori dagli uffici pubblici. Si può fare sistema con i comuni montani, con i parchi, con la regione, si può fare sistema con le imprese che sono serie, con gli enti di ricerca, però questo non viene fatto e non si vuol capire che è un'occasione persa. Il 44% del territorio regionale è coperto da bosco. Questo non significa mettere mano e fare solo tagli boschivi. Io parlo anche di interventi di miglioramento ambientale, forestale, aumentare la biodiversità, ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, ridurre gli incendi. Ecco, se ieri e oggi non si è mosso niente, temiamo che la transizione ecologica che si prospetta all'orizzonte e che potrebbe essere un modo per rilanciare il 44% della superficie regionale, sia l'ennesimo treno perso. Questa difficoltà da parte della nostra istituzione, perché poi ci riferiamo alla Regione Abruzzo, nel utilizzare poi questi fondi, queste misure che sono specifiche per questo settore, da che cosa può dipendere? È una volontà? Forse no, oppure una difficoltà? Io penso che siano entrambe le cose. È una volontà perché magari le aree forestali o le aree anche zootecniche, pascolivi, il pascolo, comunque vengono un pochettino viste come meno interessanti dal punto di vista di valore aggiunto, di imprenditorialità, quanto poi vediamo che in altre regioni anche dell'Appennino, parliamo della Toscana o della stessa Calabria per non parlare di regioni del centro-nord, e arrivando poi alle Alpi, vediamo che poi loro lì hanno investono, fanno attività che poi servono anche al territorio, servono alla fauna, servono alla protezione dell'ambiente, cioè gestire non è antitetico a conservare l'orso, a conservare il lupo, a proteggere i cervi, a proteggere i camosci. Gestire significa far partecipare il territorio, le popolazioni, creare occupazione, creare reddito, e poi saranno le stesse popolazioni montane che vivono delle risorse naturali a proteggere il territorio, la foresta, l'orso, unendosi anche all'ambito turistico. Ci sono anche difficoltà strutturali per la Regione Abruzzo. Gli uffici che servono per la gestione territoriale delle foreste, della montagna, delle bonifiche montane, finita l'era delle comunità montane, chiaramente andando in mano alla regione, la dismissione del corpo forestale ha portato poi di fatto a un non interesse, a una riduzione del personale e soprattutto anche alla non immissione di forze nuove. Non ci sono dottori forestali che si sono aggiunti a quello che dovrebbe essere un servizio foreste degno di una regione tra le primissime in Italia per montagna e foresta. Quindi diciamo che è un'occasione persa non solo per la protezione della fauna, non solo per lo sviluppo delle aree montane, per non far scappare i giovani,
per i parchi è un'occasione persa per tutti, cioè è una parte importante, quasi la metà del territorio abruzzese, che si decide di non investire. E ricordiamoci che se quel territorio è abbandonato, le città possono essere soggette a dissesto idrogeologico, quindi siamo interconnessi. Abbandonare non significa proteggere, gestire significa proteggere e risolvere i cambiamenti climatici. Parlando di agricoltura oggi, come ieri, come sarà domani, beh, significa parlare anche del mondo dei cereali. Parlare di cereali e pensare al frumento, parlare di frumento, ci fa immediatamente pensare alla pizza, al pane, anzi prima al pane, poi alla pizza. Ma come fare un buon pane? Come realizzare una buona pizza genuina, perfetta? Ce lo spiega Francesco Pace, che è stato protagonista di un momento di formazione ancora effettuato online per le ragioni che ben sappiamo, tuttavia molto utile e concreto, che si è sviluppato veramente in lunghi momenti di confronto, di dialogo, perché ha risposto anche a delle domande degli interlocutori, di coloro i quali hanno beneficiato di questa formazione. Ascoltiamolo dunque. Siamo con Francesco Pace. Ecco, lei ha avuto adesso una lezione fatta a distanza, perché ci sono ancora i residui di questo problema Covid, che speriamo di risolvere presto. Però è stata un momento molto interessante, pieno di informazioni, molta partecipazione anche, con tante domande. Sì, sì, è stato un bel momento di formazione. Diciamo che oggi mischiare le due farine, le attività agrituristiche ma anche le attività agricole hanno una loro nicchia di produzione di farinaci, quindi di grano e di farina, e quindi è utile comprendere anche come poter utilizzare questa farina all'interno delle loro aziende, in modo da poter ottimizzare al meglio i loro processi e quindi di migliorare l'offerta alle persone che poi fruiscono dei loro prodotti, quindi i loro clienti e le persone che vanno negli agriturismi. Adesso prendo l'impasto, lo metto sul personalizzare tavolo, un suo inizio pane, a impastare con le mani, okay, una sua pizza con per cercare di fare che produce, che può essere grano, farro, orzo o solina ad esempio. Quindi è molto utile secondo me questo tipo di formazione. Questa è un'attività della tradizione che però, come poc'anzi stava ricordando, è soggetta ad una innovazione continua. È quella della panificazione? Sì, sì, sicuramente soggetta a un'innovazione, però attenzione a non andare oltre, perché non possiamo discostarci troppo e andare a fare delle produzioni che sono diametralmente opposte a quella che è la tradizione, diciamo, contadina o comunque la tradizione degli agriturismi. È importante conoscere, è importante informarsi, è importante migliorarsi, ma non staccare quel cordone ombelicale che ci lega alla tradizione, insomma. Andiamo, perché parliamo di tradizione, abbiamo detto innovazione, ma con prudenza. L'equilibrio nel realizzare un'attività come la sua di panificazione, in questo caso con particolare attenzione, tra per esempio la scelta dei prodotti primari e poi anche le attrezzature da utilizzare, c'è necessità che ci sia proprio un'attenzione? Ma sì, le attrezzature sono indubbiamente utili, perché ti aiutano nel processo produttivo. È chiaro che oggi sì, impastare a mano è sicuramente legato alla tradizione, però non è l'attrezzatura che fa la differenza, è la materia prima la parte più importante. Se poi utilizziamo l'impastatrice o impastiamo a mano, ecco, non è un problema, però sicuramente la scelta della materia prima è l'aspetto fondamentale, ecco.
con la riscoperta dei nuovi grani, ecco, delle nuove qualità, delle nuove varietà, è cambiato qualcosa nella vostra attività o è un ritorno ancora più accelerato verso la tradizione? Ma è cambiato qualcosa? Sì, cambia tanto, perché le persone sono un po' più attente e quando sentono parlare di certi prodotti si vede che l'attenzione aumenta, perché oggi tutti quanti si informano e quindi tutti sono a conoscenza dei grani tradizionali, quindi la Solina, la Saragolla, il senatore Cappelli, quindi quando si toccano certe corde si vede che l'attenzione cresce e quindi sì, è un bel punto di forza, diciamo, un bel vantaggio utilizzare questo tipo di prodotti legati alla tradizione contadina. Ultimissima davvero, nelle domande che le hanno posto da casa presumibilmente, insomma, qual è quella che secondo me è un pochino più interessante, più intrigante? Quella più intrigante, mi faccia pensare, ma è una domanda legata alla lievitazione, perché poi effettivamente è l'aspetto un po' più complicato, cioè capire quando un prodotto è al punto giusto della lievitazione. È lì che purtroppo la scienza può arrivare fino a un certo punto, lì serve la conoscenza e serve l'esperienza. Sono i due fattori fondamentali per capire quando il prodotto è giusto e quando può essere infornato e quindi può essere portato, diciamo, a fine processo. Quella è la domanda un po' più intrigante. Incontriamo un personaggio davvero, si chiama Cara Di Crescenzo, è un'imprenditrice agricola ed è appassionata di cucina. Allora, con lei cominciamo a parlare però di formaggio, come viene fatto un buon formaggio in un'azienda agricola, ad esempio agrituristica. Ecco, ci spiega alcuni passaggi molto interessanti e anche in maniera molto semplice. Poi con lei parleremo di un concorso AgriChef, nel quale qualche tempo fa, poi il concorso si è fermato sempre per le solite ragioni Covid, ha conquistato il primo posto con una ricetta della tradizione abruzzese. Allora cominciamo dal formaggio, poi la domanda su questa ricetta particolare, tipicamente abruzzese. Caratteristica degli agriturismi della nostra regione, che si trovano in una posizione tutte, anche questo in maniera particolare strategica, perché abbiamo una Vaiella a due passi, il mare veramente vicino. Sì, qua, con 15 minuti da questo posto riusciamo a raggiungere il mare, la montagna, anche i centri come Pescara, come Chieti, come Lanciano. Con 15 minuti sei ovunque vuoi e comunque viviamo in una zona molto tranquilla, molto poco trafficata, anche a livello di tranquillità mentale, nel senso che Madonna, il ladro, quello. No, viviamo veramente bene, ancora con le chiavi alla porta, per dire, quando, come si suol dire, capito? Sì, tranquilli. Adesso parliamo invece di una produzione particolare, insomma, la solita Carla piace molto cucinare, come ci ho detto prima, ma piace anche fare un prodotto specifico, che è il formaggio che viene dal latte delle proprie vacche. Sì. Niente, abbiamo 3-4 mucche che ogni giorno mio marito attinge la mungitura e niente, mi diletto a fare questi formaggi, mo sto... Ho scoperto farli aromatizzati, che ne so, per me è alla curcuma, alle noci, al piccante, alle erbette aromatiche, col pepe macinato, col pepe in grani, insomma, cerco di fare, anche perché in questo periodo che siamo stati chiusi, io non è che si consumava sto formaggio qua, capito? Quindi anche per un'entrata, perché per me è stato così, insomma, capito? Io sono andata avanti col formaggio.
E mi piace fare, mi piace inventare queste cose, mo c'ho in mente già, ho fatto il tartufo, mo c'ho in mente lo zenzero, proviamo a farlo con lo zenzero, vediamo un po' che ci esce. Con Carla parliamo adesso della sua abilità in cucina e ci descrive un piatto tipico della tradizione abruzzese. E ho partecipato al concorso di AgriChef con il mio piatto forte che diciamo pizza e foglie, un piatto nostro tipico della zona, un piatto povero, della cucina povera. E con questo piatto sono arrivata prima a livello regionale, poi ho partecipato alla gara nazionale, ma non ho vinto, ma io sono contentissima lo stesso di essere arrivata a quel punto. E pizza e foglie è un piatto completo, un piatto adatto a tutti, adatto ai vegetariani, adatto ai vegani, adatto a... è un piatto completo, semplice e nutriente, un piatto fatto con tutti i tipi di verdure, un piatto soprattutto tipicamente invernale, perché per farlo completo bisogna metterci tutti i tipi di verdure e soprattutto le verdure spontanee che si trovano esclusivamente in periodo invernale, il papavero tenero, la borragia, il cacigno, la cicorietta selvatica, più ne metti e più è buona, sempre insieme alla verza, alle rape, alla cicoria, alla bieta, però se mancano queste erbe spontanee che si trovano in questi periodi, non è pizza e foglie di una volta, è pizza e foglie moderna. Che poi tra l'altro dice Carla Di Crescenzo, la vera pizza e foglie la fa lei. Certo, perché sfida insomma un po' gli altri a andare per i campi, a raccogliere queste erbette, a pulirle, ci vogliono giorni interi per fare queste cose. Non è che vai al mercato, compri la bieta, compri la verza, compri la cicoria e fai la pizza e foglie, no. Poi la pizza gialla, cotta rigorosamente sotto al coppo, così mi hanno insegnato. E la differenza si vede e si sente. A chi capisce queste cose? Poi. Per chi non è abruzzese, che non conosce bene il nostro dialetto, cioè pizza e foglie vuol dire la pizza, no, ma si capisce... E le verdure in sostanza. Sì, è verissimo, infatti io quando vengono i miei clienti che non sono del posto devo spiegare, ma com'è la pizza con la verdura? No, non è la pizza, io non faccio la pizza, e poi spiego come si fa con la farina gialla, ma allora è un tipo di polenta? No, non è un tipo di polenta, come se fosse un pane di farina gialla senza lievito, insomma gli spiego un po' tutto, però la preferiscono tutti, a parte il fatto che adesso si tende tanto a mangiare vegetariano, quindi è un piatto che va, ma non c'è nessuno che non piace, a me non è mai capitato in 20 anni di lavoro, mai che nessuno mi abbia detto no, questo no, sono tutti gradi. Poi per completare l'opera, se ci metti una bella sarda fritta con il bastardone fritto è il top. Successo dei mercati all'aperto, e forse questa è una delle conseguenze del post pandemia. Per Coldiretti c'è voglia di libertà che fa volare la spesa in questi mercati che sono anche tradizionalmente un particolare luogo di incontro con la gente. Nei mercati all'aperto, che noi conosciamo anche come mercati ambulanti, si è registrato infatti un aumento delle vendite del 61% in controtendenza con il calo che invece fanno registrare le piccole botteghe che hanno perso circa il 10%. Le considerazioni di Coldiretti tengono conto di rilevazioni dell'Istat, in particolare con riferimento al mese di aprile, che poi vengono confrontate con lo stesso periodo dello scorso anno. Altro elemento utile a comprendere questo trend è il modello di acquisto dei consumatori che hanno scelto prodotti considerati più salutari e più vicini al territorio per sostenere l'occupazione e l'economia locale. Uno dei motivi del successo dei mercati all'aperto, secondo Coldiretti, sta nell'allentamento delle restrizioni, degli spostamenti, ma anche per i vincoli posti alla ristorazione,
Tutto questo avrebbe contribuito al valore positivo della spesa alimentare, sia su base mensile che annuale. E adesso spero vi faccia piacere, visto che siamo anche in clima di ritrovata gaiezza, grazie al fatto che pian pianino stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria, si riprende a viaggiare, si fanno escursioni. Questo è un piccolo itinerario che vi proponiamo, che riguarda un luogo della regione Abruzzo. È giusto ricordare che questi sono percorsi che noi abbiamo estrapolato da un lavoro piuttosto importante che abbiamo fatto nel passato lontano, nel 2000, e che ogni tanto vi riproponiamo in una rubrica che noi abbiamo pensato di intitolare Doc Abruzzo. Seguendo il nostro percorso raggiungiamo Colle Pietro. Le origini dell'attuale centro abitato risalgono all'Alto Medioevo, quando i feudatari del tempo decisero l'unione di due paesi fondati da coloni longobardi. Più remote sono invece le origini di Villa Santa Lucia. Nel suo territorio sono stati trovati i resti di un insediamento italico, probabile distaccamento montano della vicina Aufinium. La struttura urbana è quella del borgo privo di fortificazioni. Come borgo rurale si presenta invece la frazione di Carrufo. Aufinium, citata qualche istante fa, era l'antico nome di Ofena, domina l'alta valle del Tirino. In verità l'antico insediamento sorgeva poco distante dall'attuale ubicazione del paese. Aufinium ebbe una certa importanza e governò sul territorio circostante fino al primo Medioevo. La generosa terra d'Ofena è particolarmente votata alla viticoltura, in particolare per alcune varietà di vitigno autoctone, con le quali si producono vini dalla spiccata personalità, molto apprezzati. Proseguendo nel nostro itinerario montano, ci dirigiamo verso Civita Luparella. È adagiata sui Monti Lupari. Il suo passato è strettamente legato alle vicende della famiglia Caldora, ed in particolare di Jacopo, fiero condottiero. Il figlio di questi, Antonio, fu viceré del Regno di Napoli. La famiglia Caldora fu la più importante d'Abruzzo tra il XIV e il XV secolo, e Civita Luparella conobbe proprio in quel periodo il suo miglior momento. La chiesa parrocchiale, dedicata a San Pietro Apostolo, era un tempo badia benedettina, 1000 anni fa. È stata più volte restaurata. Sulla vetta dove sorgeva l'antico castello dei Caldora è stata recentemente restaurata la chiesa dell'Annunziata ed è stata posta una grande croce alta 6 metri. Siamo giunti al termine di questa puntata 1139. AO Agricoltura Oggi 1139 è giunta al traguardo. Speriamo in modo positivo. Abbiamo parlato di attività di forestazione che è un po' in difficoltà nella regione Abruzzo e abbiamo ascoltato il punto di vista dell'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pescara con Matteo Colarossi.
Abbiamo parlato del pane, il nostro pane quotidiano, ma anche la pizza, come farlo nel modo migliore. Poi abbiamo parlato del formaggio, possiamo dire fatto in casa, ma in un'azienda agricola, e di una ricetta della tradizione abruzzese, pizza e fuvia. Grazie per essere stati con noi e mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito agricolturaoggi.com e restiamo anche in contatto social. Alla prossima!